Eh, piattaforma dei social Treccani e su Club Treccani. Allora, siamo in un posto molto suggestivo, al Silos Armani a Milano, e non è un caso che presentiamo qui l'Enciclopedia dell'Arte Contemporanea. Eh, mi ha detto poco fa eh, uno dei direttori, Vincenzo Trione, che in realtà è un grande privilegio perché eh, il Silos Armani eh, difficilmente, se non mai, apre le sue porte a un evento che non sia. Esclusivamente armani, quindi a maggior ragione siamo onorati e credo che questo non sia un caso proprio perché oltre all'edizione tradizionale appunto di questa enciclopedia in quattro volumi eh, presentiamo anche un'edizione molto speciale eh, con un tessuto particolare di cui poi ci diranno eh, i direttori e il direttore eh, Trione eh, le peculiarità e anche perché la moda ha un grande spazio eh, in questa enciclopedia. Eh, la caratteristica principale è che è un innovativa eh, nel senso che non parla solo di arte e di artisti ma di tantissimi temi discipline, eh, movimenti eh, appunto fenomeni che intrecciano il mondo dell'arte contemporanea ma in sé non, non lo rappresentano in modo, in modo esclusivo e questa presentazione è stata preceduta a, da una fatta a novembre alla Biennale eh, di Venezia e una a Roma al Maxi al Museo eh, Maxi e Dopo di noi ci sarà dopodomani eh, quella al Teatro San Carlo di Napoli e, e quella a Torino al Salone del Libro domenica 22 maggio. Questo perché? Perché anche i luoghi in cui si presenta quest'opera sono rappresentativi di una eh, eterogeneità, di una vocazione multicentrica, come ci faremo eh, spiegare poi dai, dai protagonisti di questa, di questa impresa. E allora vengo subito eh, dal direttore generale Massimo Brai eh, che. Potrei defini definire, se mi passate la metafora, visto che Trione è il regista e si è definito il regista. Valeria Della Valle è l'aiuto regista. Direi che senz'altro Massimo Brai è il produttore dell'opera. Voglio ringraziare però anche il professor Mauro Ceruti, eh, che è un filosofo e eh, che è stato appena premiato, tra l'altro, il premio Nonino, come maestro del nostro tempo. Un premio molto prestigioso che ci darà la sua visione proprio rispetto alla complessità eh, di quest'opera. Massimo Brai, allora, eh, che senso ha fare oggi un'enciclopedia di questa portata un'enciclopedia cartacea che sembra voler catturare il vento <ride> nel senso che eh, l'oggetto è talmente mobile, talmente eh, ineffabile da certi punti di vista e però su questo si innesta la grande tradizione eh, Treccani e quindi ehm, anche vorrei sapere a quale pubblico può essere destinato una cosa, un'opera del genere. Allora, Buonasera a tutti, grazie Cristina, io devo ringraziare particolarmente Cristina che Sina Faloci che accompagna spesso queste nostre attività treccani, lo fa con grande sensibilità e intelligenza da donna molto colta. E devo anche ringraziare i due direttori, Valeria, Vincenzo Trione, eh, il professor Ceruti che è qui, ma fatemi ringraziare anzitutto. Quella che è una grande istituzione del nostro paese, l'istituzione Armani, e quindi il maestro Giorgio Armani, tutto il personale di Armani che insieme al personale Treccani hanno, ci hanno permesso di essere qui, davvero va il nostro ringraziamento. E questo tema ce lo, ce lo poniamo ogni giorno, mi verrebbe da dire, in Treccani: che senso possa avere un'enciclopedia nel ventunesimo secolo, nel mondo in cui. Come dire, abbiamo un po' dimenticato il valore delle enciclopedie. Io amo ricordare spesso che il mondo delle enciclopedie è troppo poco studiato. Adesso lo dico a Valeria, che, come me, è in tre cani da molti anni. È un mondo che nasce più o meno in un secolo, tra il 1820 e il 1930. Erano grandi istituzioni culturali. Ovviamente c'è un riferimento alla grande enciclopedia francese, ma è una storia diversa. Ci sono gli stati nazionali e queste grandi opere devono tutelare i patrimoni culturali di ogni singola nazione, così si dice, e poi hanno tutti, tutti e dodici un'altra missione in più: formare le classi dirigenti del paese. L'enciclopedia è uno strumento, è uno strumento perché come dirà Gentile è lo strumento più adatto a fare sintesi dei saperi e portare queste tradizioni, lo dice ancora lui, nelle case degli italiani. È ovvio che eh, il mondo digitale, Wikipedia, come una volta in un seminario che si fece a Parigi rispetto a un'altra grande istituzione che era la Britannica, Scusate se ripeto un aneddoto, ma secondo me è molto importante. Churchill amava dormire nelle sedi di britannica e non nelle ambasciate, perché diceva che queste grandi costruzioni davano il senso, appunto, di questa cultura, di questo sforzo di far conoscere la cultura. E quindi dicevo: è chiaro che con questo ciclone Wikipedia che mette in discussione tutte queste costruzioni. Questa esperienza italiana invece rimane. Io non so se siamo stati bravi, penso Valeria, Enzo, tutto il mondo Treccani. Credo che un po' il grande merito, eh, questo è un minuscolo merito che mi prendo, sia davvero nel pubblico Treccani, nelle persone anche che sono qui, eh, cioè nel fatto che in Italia c'è un'affezione un non solo verso Treccani ma verso un modo di fare cultura io dico sempre che noi facciamo un grande vocabolario, la signora del grande vocabolario Treccani è Valeria Della Valle davvero non ci sarebbe questo cantiere che, che, che veramente Valeria ha conosciuto da ragazzina se posso dire eh, sono, insomma come me veramente amiamo la Treccani e ci stiamo da tanto tempo se veramente noi non avessimo un pubblico attento, sensibile, il vocabolario ancora oggi in alcune regioni che, credetemi, vivono anche difficoltà non indifferenti, noi abbiamo famiglie che insomma, con sforzi comprano questo vocabolario convinti di dare ai figli uno strumento utile. Io lo trovo, Cristina, veramente un segno importante di un paese di cui noi raccontiamo spesso la parte negativa. Invece è un paese vivo, è un paese attento alla cultura, è un paese che sa costruire luoghi come questo, che mostrano la bellezza in tutte le sue forme. Ecco, questa enciclopedia è stato a un certo punto anche il desiderio di completare alcuni corsi che Treccani ha messo in piedi. L'arte antica è stato uno dei primi progetti immaginati. Da Gentile e da Treccani fu un'opera straordinaria. Ci hanno lavorato i più grandi intellettuali italiani, poi abbiamo costruito un'arte medievale che arrivava sino all'Umanesimo, poi sono nati tutta una serie di volumi sulle grandi città italiane, le regioni italiane, i pittori, poi un'opera veramente incredibile: dieci volumi dedicati a Pompei una scelta di immagini veramente di grandissimo livello e di grandissima qualità. Quindi immaginavamo che ci volesse un'arte contemporanea, io credo che ci vorrà anche un'arte moderna e sono convinto che come dire, forse facciamo bene a portare avanti questo sforzo. Grazie allora al direttore generale Massimo Braia, a cui vorrei ancora però fare una domanda, proprio per la portata innovativa, anche di amplissimo respiro, cioè è una enciclopedia assolutamente internazionale, multicentrica, mi verrebbe da dire multilaterale, anche se ovviamente ha il suo eh, fuoco principale sull'arte italiana. Ma si può ipotizzare, perché guardiamo anche avanti, ecco, oggi già presentiamo un'edizione in tiratura limitata. Ma si può ipotizzare eh, quest'opera come uno strumento di diplomazia culturale, non so, una traduzione in inglese che possa essere portata in giro, ne è stato ministro, insomma ne, ne sa qualcosa di questa esperienza? No, questa domanda mi fa piacere, io credo assolutamente sì. Eh... Ho sempre creduto molto nel fatto che la cultura sia il miglior strumento, soprattutto nel XXI secolo, per fare diplomazia. Racconto un piccolo aneddoto. Da ministro devo, arrivo in Giordania, devo dire che per problemi un po' di, 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 di sicurezza arriviamo un po' tardi e ovviamente dovevamo andare nel, insomma, a visitare e salutare il re e tutta la sua famiglia. E mi colpì che durante la cena il fratello del re mi chiese: lei lavorava in Treccani e voi avete fatto una straordinaria enciclopedia oraziana. Io confesso che rimasi senza parole, perché già in Italia dire che noi abbiamo fatto un'opera tutta dedicata a Orazio non è banale. Eppure mi colpiva questo interesse, ovviamente fui felicissimo di fargliela avere, di fargli dono di quest'opera e lui mi scrisse dicendomi non solo di questa grande capacità a treccani, ma che erano queste grandi opere ad aprire un dialogo tra tutti questi paesi di cui noi eravamo stati sempre così capaci. Andai a Gerico e mi colpì che c'è questo mosaico veramente che lascia senza parole e accanto c'era una scuola di formazione e anche lì mi dissero che gli italiani erano sempre bravi non solo nel fare restauro, siamo tra i più bravi nel mondo, ma anche nel creare scuole di formazione e che questi nostri ricercatori si confrontavano perché non avevamo mai un atteggiamento di imporre una nostra cultura ma sempre di saperne discutere e parlare. Eh, insomma, adesso mi fermo qui, ma insomma, alcuni viaggi in Iran che ho fatto, forse sono stato il primo ministro a tornare in Iran durante l'embargo che ahimè dura da molti anni, anche lì ho avuto la sensazione che arrivare con alle spalle tre cani sia stato per me un grandissimo vantaggio. Quindi sono contento che ci sia quest'opera, sono contento che nel XXI secolo quest'opera... In traduzione possa permettere a tutto il nostro paese di far conoscere il valore della nostra cultura. E quindi devo ringraziare con Valeria ed Enzo Trione tutto il mondo che ha lavorato, da chi ha fatto il caporedattore di quest'opera, Monica Trecca, e prima Loredana Lucchietti, a Gerardo Casale, che è qui, che è il nostro un bravissimo responsabile di produzione editoriale, insomma, eh, Jacopo Sceni, Giovanna Fazzuoli, con loro i più giovani che ci hanno lavorato, insomma è stato davvero un grande cantiere, quindi grazie a tutti. Tra l'altro, a proposito di diplomazia culturale, sicuramente anche gli stilisti italiani lo sono, lo sono stati e lo sono assolutamente. Pensiamo proprio come hanno imposto lo stesso Giorgio Armani come stile di vita, come eh, linea di tendenza, come saper vivere proprio eh, la bellezza italiana. E quindi insomma eh, ci auguriamo che questo possa viaggiare proprio con, eh, con tutta l'enciclopedia. Tra l'altro, parlavamo di pubblico. Voglio salutare anche il presidente della Fondazione Treccani Cultura, Mario Romano Negri io appunto grazie appunto al direttore generale Braia e al presidente sono mh, insomma con mio grande piacere spesso coinvolta in queste occasioni quindi non, non posso che ringraziarli allora vorrei sentire l'opinione di mh, Mauro Ceruti, dicevo un filosofo, lui è un allievo di Edgar Morin, voglio, mh, insegna all'Università Università Yulma di Milano e voglio ricordare solo alcuni dei suoi titoli ehm, La fine dell'omniscienza epistemologie della complessità 啊。<noise> evoluzione senza fondamenti, soglie di un'età eh, nuova. Questo perché? Perché lui è considerato un teorico proprio della eh, complessità e ho visto che si è dedicato molto anche all'educazione alla complessità, proprio perché abbiamo difficoltà a leggere quello che accade oggi perché è, è, troppo, <ride> diciamo, è troppo tutto insieme. E quindi mi chiedo e gli chiedo come un'opera un del genere possa aiutare a edu educare alla complessità. Grazie, grazie di questa domanda, ma eh, grazie in particolare. Sono molto felice di essere questa sera qui. Ringrazio il mio amico e collega Vincenzo Trione, ma il direttore Massimo Drai per, av per avermi coinvolto in questa breve ma eh, intensa riflessione nella nostra, nella nostra città. Eh, enciclopedia, enciclopedia eh, per arrivare alla, alla complessità. Sembra quasi un paradosso parlare oggi eh, di enciclopedia, perché se c'è eh, un concetto che è stato contraddetto eh, dall'ultimo secolo nello sviluppo della scienza, nello sviluppo di tutti i saperi, eh, nello sviluppo dell'educazione, è proprio il concetto di, di enciclopedia. Eppure la parola enciclopedia, il concetto di enciclopedia... Eh, Insomma non potrebbe esserci parola o concetto migliore per entrare subito nel cuore della specificità del nostro tempo e delle inquietudini dell'ultimo dell secolo. Sembra una parola ossimoro, una contraddizione in termini. Cosa vuole dire oggi di fronte all'infinito e eh, all'infinita accessibilità alle informazioni, alle conoscenze, agli stili, ai saperi? Eh, Tentare uno sguardo uno sguardo sintetico Ma a proposito di educazione vedete il problema fino tutto sommato a pochi decenni fa, il problema anche delle nostre istituzioni educative qual era? Era quello di ridurre l'ignoranza e aumentare la conoscenza oggi il problema non è più questo semmai è l'opposto, l'ostacolo alla formulazione dei nostri problemi, alla formulazione di mappe per orientarci nell'oceano anche dei nostri saperi. Non è più nell'ignoranza, ma permettetemi per dirlo in una battuta, in due secondi, sta nella nostra conoscenza, nel modo in cui è prodotta, nel modo in cui è organizzata, nel modo in cui è trasmessa. Fra qualche secolo nei nostri manuali e forse nelle nostre enciclopedie, L'ultimo secolo sarà ricordato, si sarà ricordato come il secolo dell'esplosione delle conoscenze, delle informazioni, delle rivoluzioni scientifiche, degli stili, eccetera, eccetera. E come? Attraverso una forma particolare e inedita di conoscenza, lo specialismo, che caratterizza soprattutto la scienza, ma non solo, non solo la scienza, i linguaggi di tutti i saperi. E lo specialismo ha prodotto senz'altro tante conoscenze, però sta diventando, se esasperato, un boomerang, una, una sorta eh, di boomerang. Lo, lo, lo viviamo nella scienza forse oggi più attuale e più sviluppata, il campo biomedico. Eh? La quasi totalità delle malattie che noi contraiamo sono iatrogene, gli, gli atros è il medico in greco, cioè effetti collaterali dello specialismo medico che ha curato la nostra malattia. Insomma, gli specialismi producono un'intelligenza lucidissima su un frammento, ma nello stesso movimento ci accecano su ciò che lega questo frammento ai suoi contesti. Allora, il sogno, lo sforzo enciclopedico così radicato in tempi antichi come bene, e anche in tempi moderni, come ha bene ricordato Massimo Bray. Ecco, è lo sforzo di cercare oggi quasi in maniera contraddittoria ciò che sembra impossibile. Ma noi sappiamo che enciclopedia è un termine che ha un'etimologia. Io adesso esito di fronte alla professoressa della Valle, ma faccio sempre qualche forzatura poi alle, alle etimologie per esprimere un concetto. Encuclios Paideia, Encuclios. Eh, vuol dire circolare in greco e paideia vuol dire insegnamento, educazione. Eh? Allora l'enciclopedia è l'insegnamento circolare, eh? è, un, è un insegnamento circolare che, per come è stato inteso il cerchio fin dall'antichità, vuole dire un insegnamento completo. Eh? Il cerchio è la figura geometrica perfetta, eterna, quella più vicina al divino creatore fuori del tempo, l'ha lasciata quasi come traccia eh, nel mondo soggetto alla, de alla decadenza nel tempo. Ecco. Il cerchio vuole dire una figura compiuta, la perfezione. Perfetto in latino vuole dire, vuole dire compiuto. Quindi l'enciclopedia è l'ispirazione ad un insegnamento e quindi a una, a una sintesi, a un'organizzazione delle conoscenze compiuta, completa, come e da un punto di vista che è il punto di vista ideale della epistemologia, cioè della teoria della conoscenza. Prevalente nella nostra tradizione occidentale. Quale punto di vista? Un punto di vista onnisciente fuori dal mondo, fuori dal tempo, che è onnisciente, che quindi dal, dal fuori, con uno sguardo panoramico, sa contenere eh, in un punto unitario il tutto in una maniera completa. E questo è l'ideale regolativo che è stato inseguito in tutti. In tutti i saperi, e che anche ha indicato Vincenzo, la linea del progresso, una linea lineare con una direzione precisa, un progresso accumulativo. Eh? Si accumulano come nella costruzione di un edificio, di un muro, mattone su mattone, fino o tassello su tassello, come diceva Galileo, per costruire l'infinito mosaico dei saperi e l'infinito mosaico della natura. Ma eh, esattamente dall'inizio del Novecento, da cent'anni fa, con la fisica subatomica, con, eh, con le avanguardie artistiche, eh, con la psicoanalisi, con, eh, con il, i nuovi romanzi, eh, un po' di Tonievo, Pirandello a, a casa nostra, eh, questo ideale va, va in frantumi e quindi... Eh, ci torna comodo professoressa Della Valle tornare ancora a questa radice etimologico encuclios eh, circolarità paidea. il cerchio nel nostro tempo per esempio nella scienza del nostro tempo non è più la figura geometrica compiuta, eterna, perfetta il cerchio sta a significare un processo eh, incompiuto eh, la circolarità la cultura tradizionale, in particolare la cultura scientifica, è la cultura della linea che si accumula, che ha una direzione. Il cerchio entra per la prima volta, la circolarità, l'autoreferenzialità, l'autoriflessività, in una maniera dirompente in tutti i saperi nel Novecento. La circolarità è sempre stata assunta come paradosso da espungere. Eh? Eh, come sintomo di contraddizione, Epimeni del Cretese dice tutti i Cretesi mentono, la circolarità. Beh, ma se mente dice la verità, se dice la verità mente. Invece l'autoriflessività e la circolarità è lo stile, in particolare, Vincenzo, della scienza e dell'arte contemporanea che si ispirano vicendevolmente. Eh? Come tu scrivi bene nella bellissima. Introduzione. Tutte e tre le, veste, le vostre introduzioni sono molto belle, le farò leggere nel mio corso di epistemologia e di filosofia della scienza ai miei studenti, l'ho già detto al professor Trione, ma per le sue dimensioni eh, il saggio introduttivo del professor Trione è un piccolo libro sapiente di un nuovo immaginario, non soltanto eh, relativo all'arte all contemporanea. E, e quindi encucleos en paideia sta a significare eh, la rimessa in movimento di saperi per se stessi incompiuti, già ne parlava a indicare nell'enciclopedia la rappresentazione insomma, della condizione umana contemporanea ricercata dal romanzo contemporaneo Italo, Italo Calvino. Per Italo Calvino il romanzo contemporaneo ha una vocazione enciclopedica e Italo Calvino si nutriva della scienza della complessità contemporanea. Per chiudere, compl complessità non è complicazione. Potremmo dire che l'enciclopedia classica è l'enciclopedia complicata, complicato è un meccanismo fatto di tante parti che si sommano le une alle altre e che possono essere anche scorporate, studiate separatamente le une dalle altre. Complessità invece deriva dal verbo latino plectere, intrecciare come insieme tante parti che nel loro intrecciarsi nel tempo mai compiuto, mai perfetto, mai definitivo, fanno emergere eh, proprietà nuove come il nostro organismo, tante parti che interagiscono e fanno emergere, fanno emergere la vita. Eh. Ecco, allora eh, questa enciclopedia, eh, quest enciclopedia, professor Trioni, è proprio la realizzazione di questa nuova eh, idea di enciclopedia processuale. Prete, come diceva Italo Calvino, che vuole rappresentare l'incompiutezza di ogni linguaggio, non soltanto del tutto, ma di ciascuna parte del, del tutto. E perciò eh, mi limito a dire questo: essa stessa un'opera. Eh, Massimo Brai eh, parla eh, come del resto parli tu, come parla lei, di costellazione complessa a partire per parlare di questa, eh, di questa enciclopedia. Come costellazione complessa è l'arte eh, contemporanea che non è fatta, ma io non voglio adesso invadere il vostro campo di stili, di movimenti ben definibili, ma è fatta da sconfinamenti di tutte le arti fra di loro, ma non solo ma anche con l'integrazione di ciò che è sempre stato considerato legato, certo, alla storia dell'arte, ma estrinseco, i musei, i mercanti, i, i mecenati. Oggi, ecco, allora per questo eh, voglio, voglio dire solo questo, per complimentarmi, questa enciclopedia io la individuo come un'opera, non soltanto un'opera editoriale, ma un'opera come lo sono le opere dell'arte contemporanea. Cioè non è o non vuole essere semplicemente una rappresentazione dall'esterno quanto più complessa e aperta eh, dell'arte contemporanea, ma fa parte della costruzione del grande sistema dell'arte dell contemporanea e opera e fa opera e partecipa quindi a questo divenire continuo che con una battuta finale eh, che vuole essere un complimentissimo finale a questa opera titanica e innovativa, è riassunto così bene dai versi di Antonio Maciado, «Caminante no hai cammino, se haze cammino l'andare, viandante non c'è la via, la via si fa con l'andare». Eh, questo è il compito paradossale, l'obiettivo paradossale e riuscitissimo. Che questa, questa opera Treccani è riuscita, a mio avviso, a realizzare, a realizzare splendidamente. Grazie, quindi. Grazie al professor Ceruti che mh, ci ha allargato lo sguardo proprio con l'aiuto dell'etimologia dell e del resto anche dicendo che quest'opera è un'opera d'arte eh, riconosce il valore conoscitivo dell'arte e quindi, insomma, se lo dice un filosofo possiamo fidarci. E, tra l'altro eh, approfitto per salutare nel pubblico Andrea Cancellato che è il presidente della Fondazione Compasso d'oro, quindi un altro settore molto importante della cultura del... Del design italiano che è rappresentato nell'enciclopedia, quindi ha testimonianza di un altro. Eh di un'altra tessera fondamentale di questo, di questo mosaico eh, presidente anche di FederCulture eh, ho dimenticato di citare che ognuno di questi volumi ha un'opera inedita di un grande artista e direi che anche questo è un valore aggiunto da sottolineare, mi è venuto in mente perché uno di questi che è Joseph Cossut eh, diceva che cioè dice, insomma, sostiene che eh, l'arte è di fatto una continuazione della filosofia quindi siamo comunque sempre in questo Ambito. E invece il discorso sull'etimologia mi porta direttamente a Valeria Della Valle che ho avuto eh, più pudore nel presentare e citare prima, ma perché è la persona a cui io sono in realtà più legata, perché io sono un'allieva di Valeria Della Valle, sono in realtà una storica della lingua, non una, mh, una studiosa di storia dell'arte appunto, ma sono eh, pressata e qui mi sono avvicinata al mondo Treccani naturalmente grazie a lei di questo. Eh, la ringrazio nuovamente. e Valeria Della Valle, come è stato detto, è, è linguista accademica della Crusca, ha diretto e dirige eh, il Vocabolario Treccani, il nuovo vocabolario che è in procinto di uscire in una nuova edizione. Voglio ricordare anche il Dizionario dei Neologismi che ha diretto con ehm, il compianto. Mh, eh, scusatemi Giovanni Adamo, scusate, lo, lo conosco benissimo, ma appunto ho avuto un, un momento di, eh, di blackout eh, che ovviamente a cui va il nostro, il nostro pensiero. E, eh, Valeria della Valle, anche lei stessa si, si è chiesta che cosa ci fa una linguista in un'enciclopedia di storia dell'arte. In realtà Valeria della Valle ha una lunga frequentazione perché ha iniziato giovanissima a, a lavorare come eh, lessicografa in questo istituto e quindi... È ha avuto modo di occuparsi anche in particolare della terminologia d'arte. Proprio su questo vorrei, vorrei chiederle eh, come, qual è stato il lavoro anche un po' rognoso, diremo fuori dai denti, di ehm, omogenizzare una, una materia così incandescente e proveniente anche da tantissimi, eh, da tantissimi ambienti culturali diversi naturalmente, ognuno portatore di un suo stile e dei propri termini spesso anche in, in inglese e quindi anche su questo vorrei che ci dicesse qualcosa e quindi insomma a lei la parola. Certo, allora grazie ovviamente a Cristina Falocci e, e, e alla... Eh, al luogo in cui ci troviamo però per attenuare eh, le parole dette proprio da Cristina Falocci e da Massimo Brai eh, vorrei eh, subito dire al pubblico che potrebbe essersi fatto l'idea che io sia quasi coetanea di Giovanni Gentile. Ecco, sono leggermente, leggermente eh, più giovane, forse non di molto, però dalle loro parole questo, questo è eh, emerso. Diciamo che forse sì, eh, come spirito enciclopedico mi riconosco eh, nel ruolo, eh, ecco in quale ruolo? Qual è il ruolo eh, di una linguista in un'opera eh, come questa? Eh, un ruolo difficile. Eh, per quale motivo? Per che, eh, è un'opera eh, fatta di migliaia di voci, migliaia di voci con autori diversi, con autori molto illustri. Ehm, e eh, l'opera, eh, quindi, di una linguista e di una lessicografa, qual era, qual è stata? Beh, anche un'opera eh, un po' antipatica, perché si trattava di. Eh, si trattava di eh, di eh, rendere uniforme eh, un linguaggio i linguaggi così diversi che appartenevano giustamente a ciascun autore in questo ruolo che io ho definito eh, mi sono definita come controllore o eh, per stare ai tempi controllora di bordo rispetto alla regia di Vincenzo Trione ecco in questo lavoro però io sapevo di avere alle spalle eh, una grande tradizione la grande tradizione Treccani eh, che risale lo ricordava prima Massimo Brai risale proprio alle origini di quella enciclopedia nella enciclopedia Italiana eh, di lettere, arti e scienze già alla sua fondazione, quindi quando lavoravano all'opera che sarebbe uscita nel 25 gli autori, i redattori, e ci sono tutti i verbali e me li sono studiate eh, Si diceva che un ruolo importante doveva essere riservato e lo è stato all'arte, ma in maniera, questo è il punto, che tutti i lettori dotati di una. Media cultura potessero capire. Questo, eh, questa esigenza si è fatta ancora più importante oggi perché, se eh, la lingua dell'arte poteva essere difficile a quei tempi, e eh, apro una parentesi: tra i redattori di quella grande enciclopedia c'erano eh, nomi come Roberto Longhi, Pietro Toesca, Giulio Carlo Argan, ne cito solo tre. Eh, ma da allora a oggi il linguaggio usato dalla critica d'arte e dalla storia dell'arte si è fatto molto eh, più complesso. E eh, aggiungo un altro elemento. Quante volte eh, ognuno di noi, ognuno di voi, di fronte a un'opera d'arte contemporanea ha detto non capisco, non la capisco, mi è estranea. No? Questo è un discorso che... Facciamo molto spesso, ma quante volte ancora più difficile è stata la spiegazione di quell'opera quell d'arte? Perché eh, il lavoro fatto dai critici a volte invece di semplificare, invece di spiegare, complica ancora di più perché si usa un linguaggio fortemente settoriale no? e quel linguaggio noi non lo capiamo. Allora, torno al ruolo antipatico, ma obbligato di una linguista, ma di una linguista Treccani che ha eh, avuto il compito appunto di mettersi ogni volta, questo l'ho fatto per ogni voce, mettersi ogni volta nei panni del lettore e dire "Ma un lettore capirà questo discorso?" E Dirlo anche, magari farlo dire all'autore notissimo di quella voce. Tenete anche conto di un altro elemento: che è la critica d'arte contemporanea si esprime in larga misura in lingua inglese. Allora tutte le volte che eh, trovavo l'exhibition, il site specific, eh, i eh, dealer eh, o peggio ancora i dealers, tutte le volte saltavo sulla sedia e allora l'attenzione era quella di dire lasciamo anche qualcuno di questi termini ma aggiungiamo la traduzione o facciamo in modo perlomeno quando proprio Pare che sia ineluttabile quell'uso che digitando in una delle opere treccane online, quindi senza grande fatica, troviamo subito una voce che ci spiega in un secondo che cosa significa quel termine, se proprio indispensabile. Allora vedete che questa è, eh, è una delle caratteristiche eh, dell'opera. L'altra caratteristica è quella: ecco, mi è piaciuto molto l'insegnamento circolare, perché è un'opera che si ispira, è un'enciclopedia che è un insegnamento circolare, perché in questa enciclopedia non c'è solo la storia dell'arte contemporanea, non ci sono solo gli autori contemporanei. Ecco, come poteva essere in una. Nell'enciclopedia tradizionale. Eh, qui c'è tutto quello che ha a che fare con l'arte contemporanea, ma senza confini. Eh, non ci sono confini, c'è tanto spazio per la moda e oggi. Non a caso siamo qui. C'è lo spazio del cinema con i suoi legami eh, con l'arte, lo spazio della musica con i suoi legami eh, con l'arte. Eh, io eh, ogni tanto vado a rispogliare delle, eh, delle, delle pagine. Ecco, L'altro giorno mi sono messa a guardare la, la voce dedicata a Elsa Schiaparelli no? e, e, e mi sono eh, divertita non solo a, a, a leggere la storia eh, di eh, quella grande, eh, non uso la parola eh, stilista come si usa oggi, <ride> grande creatrice, ecco, grande, addirittura grande artista, proprio perché non ci sono confini. Ma eh, ecco, troviamo eh, davvero di tutto e, eh, e quindi eh, questo è il mio modo di. Raccontare eh, un'opera eh, che secondo me eh, non per lodarci da soli, ma è, eh, è unica al mondo, e questo lo dobbiamo. Ecco qui, ehm, lo dobbiamo davvero a Vincenzo Trione, che ha avuto eh, l'idea geniale e soprattutto ha avuto il coraggio di trasportarci ehm, in questa grande eh, avventura. Eh, a proposito della eh, circolarità dell'opera eh, dell e dell'insegnamento circolare. Ecco, eh, prima di venire ho cercato un'altra voce perché ero talmente eh, conquistata io, eh, romana, dalla bellezza della città di Milano che ogni volta mi eh, sorprende e, e, e mi affascina, eh, che ho, cer ho cercato la voce eh, Milano. Ora non ve la so dire, magari ne parlerà Vincenzo Trione, però eh, c'è sempre un, un gioco del destino. Eh, un, un elemento che ha unito eh, me a Vincenzo Trione, che all'inizio dell'opera non ci eravamo mai visti, non ci eravamo mai conosciuti, eh, è stato eh, Savinio. E caso strano, questo, questo nome torna, lo incontriamo continuamente. Bene, eh, ho, letto, ho riletto la voce Milano eh, di Rachele Ferraria, se non sbaglio, ecco, eh, che eh, si conclude con una citazione eh, da Savigno eh, a proposito di Milano. Eh, Milano, eh, città dotta e meditativa. La più romantica delle città italiane. Ecco, eh, direi che con questa citazione ho detto tutto anche della gioia, della felicità di poter presentare quest'opera a eh, Milano e in uno spazio tutto Armani. Grazie a Valeria Della Valle, tra l'altro, a testimonianza della sua vicinanza e anche affezione al mondo dell'arte, voglio ricordare il suo libro, non da studiosa ma da scrittrice, che è appena uscito da Einaudi e che si chiama La strada sognata. Che non è altro che la rievocazione di una stagione incredibile che eh, una via, in particolare di Roma, la via degli artisti, ha vissuto nei primi anni del Novecento, in particolare negli anni '30-40, e, e di cui di fatto eh, non c'è molto. Molta memoria, quindi insomma. Eh? Oddio, peggio. <ride> Beh, diciamo nella ricostruzione romanzata, <ride> ovviamente, eh, fa una. una... Scusate. Come, si dice, come si dice in Francia, no? dei grandi intellettuali sono immortali, Valeria è sulla stessa strada. Aggiungo, ringrazio sempre anche per eh, alleggerire eh, l'atmosfera, ringrazio eh, Cristina Palocci, però è vero che quel libro eh, si svolge negli anni 30 e 40, eh, quindi ci sono, ecco, altro, altra coincidenza, ci sono. Eh, citati direttamente o indirettamente molti degli autori dei quali si parla eh, nell'enciclopedia. Quindi è vero, torno all'inizio, sono davvero coetanea eh, di Giovanni Gentile e Questo lo, pre lo prendiamo per buono allora, no, tra l'altro. Valeria Della Valle eh, si è posta il problema eh, da scrittrice. Eh, ha riflettuto, insomma, ne abbiamo parlato insieme alla radio sul fatto di come sia poi eh, facile criticare eh, da studiosi diciamo, gli altri quando fanno scrittura creativa, appunto, E quindi lei si è molto interrogata su questo e mi ha, mi ha particolarmente divertito. Questo aspetto, tra l'altro, ci sono molte voci di autore e ci sono alcuni eh, cortocircuiti. Ho visto che la voce non luogo è firmata dal, da colui che ha inventato la parola Marco G e quindi mi chiedo in questi casi come si fa a correggere eh, l'autore della voce insomma, quindi no, questo solo per ricordare anche che eh, ci sono delle voci oltre che storiche d'autore come quella di Giulio Carlo Argano sulla storia dell'arte e la critica d'arte anche quelle contemporanee di molti artisti, scrittori scusate, eh, come Paolo Giordano per la voce Pandemia o Melania Mazzucco, eh, Ritratto, ritratto, se non sbaglio, e appunto e tanti altri, e su questo poi ci dirà eh, meglio eh, Vincenzo Trione. A cui lascio il privilegio di citare Savinio perché volevo farlo anch'io dalla nuova antologia. Ma giustamente l'ha scritto lui nella sua introduzione. E insomma, gli lascio la parola per dare anche proprio un po' più concretamente un'idea di cosa sia questa impresa e magari farci qualche premessa, però. Teorica, di metodo, insomma, cosa, cosa è stato avvicinarsi e avventurarsi in questa, in questa impresa. Grazie. E provo a. È strano in queste situazioni come con delle congiunzioni astrali le cose si ritrovino. E quindi prima ascoltavo Mauro Ceruti e poi Valeria, e eh, Mauro a un certo punto ha parlato dell'etimologia della parola enciclopedia. Valeria ha citato Savinio e io non posso non tornare a questa affermazione che si trova nella, in, quel, in quel libro prezioso che Savinio, con un vezzo letterario, intitola Nuova Enciclopedia. C'è una voce d'autore in cui lui definisce, ragiona su che significa nel XX secolo enciclopedia. E scrive, enciclopedia significa sapere tutto, scienza circoscritta, conchiusa, circolare. Oggi non c'è possibilità di sapere tutto, nessuna scienza circolare, nessuna scienza conchiusa. Vi accorgerete che esattamente sembra quasi il commento ideale a quello che abbiamo ascoltato fino ad ora. E' inutile nasconderci che, eh, pensare a un'enciclopedia dell'arte contemporanea significa all'apparenza pensare a qualcosa di ossimorico, di lontano, di quasi contraddittorio, perché da un, è un'enciclopedia, poi proveremo a entrare un po' più nel vivo anche dei criteri che, a cui ci siamo attenuti, è un'enciclopedia che muove dal 1900 e arriva a oggi. Cioè, idealmente muove dalla stagione delle prime avanguardie novecentesche, quando le arti sembrano ruotare radicalmente su se stesse e disegnare dei paesaggi assolutamente inediti e spesso scandalosi, e arriva fino agli NFT, cioè una delle ultimissime esperienze di arte digitali sulle quali da... Circa un anno ci si sta interrogando, ed è l'ultima voce che è stata redatta qualche mese fa. Eravamo già nella fase conclusiva delle bozze del, eh, dei quattro volumi. E, ma solo all'apparenza eh, è un ossimoro, perché l'arte contemporanea, almeno dagli inizi del Novecento, è attraversata da una sorta di vocazione enciclopedica, ovvero. Eh, in una traiettoria che idealmente congiunge Kurt Schwitters e Gera Richter, ovvero gli inizi della stagione delle avanguardie fino ad arrivare a uno dei più straordinari progetti enciclopedici, che è Atlas di Gera Richter, eh, larga parte dell'arte contemporanea è stata attraversata da una tensione enciclopedica. È la stessa tensione che si può ritrovare anche nella letteratura prima Mauro Ceruti, richiamandosi a Calvino, citava il riferimento letterario, ovvero ci sono stati tanti artisti che hanno provato a costruire delle opere figlie di un enciclopedismo paradossale, ovvero di un enciclopedismo aperto, dinamico, congetturale, plurimo specchio di una sorta di bisogno di dire per eccedenza, per iubris, per eccesso. Ecco dunque che si sono già uno dei generi, delle pratiche più diffuse nell'arte contemporanea come quella dell'installazione, in fondo non è nient'altro che un tentativo di costruire delle eh, enciclopedie potenziali. E l'arte contemporanea senza enunciarlo, talvolta lo ha fatto in maniera consapevole, ma nella maggior parte dei casi lo ha fatto in maniera quasi inintenzionale. È stata attraversata da questa esigenza di costruire progetti enciclopedici. Ecco dunque che l'idea, e io sono profondamente grato a Massimo Brai perché è stato lui ad avere un'intuizione nel 2016 assolutamente visionaria di pensare a un progetto di enciclopedia dell'arte contemporanea che sembrava, vi ripeto, quasi una contraddizione in termini, ma in realtà andava anche incontro a una vocazione, vi ripeto, enciclopedica dell'arte contemporanea. È ovvio che eh, il progetto, la sollecitazione di Massimo Brai ci ha colto in qualche modo, ci ha stimolato subito perché ci ha riportato dentro il grande progetto, la grande idea di enciclopedia di matrice settecentesca, il bisogno del saper tutto, il bisogno di distinguere ciò che è vivo da ciò che è morto, il bisogno, come diceva Gentile, eh, di, quando raccontava delle tribolazioni di un enciclopedista, di eh, consegnare all'immortalità chi sta dentro un'enciclopedia. Tutte queste idee erano. In fondo, erano il rumore di fondo che ha attraversato l'inizio di, di questo percorso, ma al tempo stesso sapevamo perfettamente che non avevamo un modello cui ispirarci. Cioè, l'aspetto abbastanza unico di questo progetto è che è un unico, ma a livello internazionale. E con Massimo ne abbiamo spesso parlato: è un segnale di politica culturale. È la prima volta che l'Italia, che è un paese del quale tutti elogiano ovviamente la memoria, il rapporto con la storia, è la prima volta che si costruisca un progetto enciclopedico sull'arte del XX e del XXI secolo. E lo si fa in un'ottica non provinciale, non localistica, non strapaesana. Lo si fa in un'ottica davvero internazionale, sapendo che era un progetto che partiva dall'Italia, dell'enciclopedia italiana e dunque l'Italia ha un ruolo fondamentale nel nostro palinsesto, ma al tempo stesso aveva, abbiamo costruito un progetto che aveva, ha l'ambizione di essere fino in fondo internazionale. Ecco dunque che abbiamo cominciato a inventare un metodo di lavoro. Che significava innanzitutto accettare la sfida della rete. Tutti sappiamo che il nostro, come prima parlavamo della vocazione enciclopedica dell'arte contemporanea, il nostro è il tempo nel quale in fondo prevale una sorta di enciclopedismo debole. La rete è una forma di enciclopedismo debole ed è ovvio che il nostro progetto non poteva non misurarsi con quello che esiste sulla rete, partendo da un punto fondamentale, cioè noi avevamo l'idea di costruire un'opera di carta e credo che anche questo sia un segnale culturale di grande rilievo, pensare un'opera di carta, quattro volumi di carta, eh, con un'impostazione che saldasse la grande tradizione di Treccani, ovvero nel rigore nel vigilare le fonti, nel controllare le cronologie, nel controllare le datazioni, nel verificare con grande attenzione ogni tipo di rimando, uh, nel scegliere un'enciclopedia è accogliente, non è ideologica ma è figlia di una scelta di una selezione in cui in qualche modo ti assumi anche la responsabilità. Nel caso dell'enciclopedia d'arte contemporanea, e ricordo le conversazioni con Tullio Gregori, a stare attenti alle pressioni del mercato. E abbiamo fatto di tutto per cercare di non essere sensibili alle sirene del mercato. È nato dunque un progetto che sostanzialmente ha cercato di... Eh, raccontare, documentare criticamente l'arte che degli, del, dal 1900 al 2021. Per farlo abbiamo, siamo partiti da un'idea molto chiara di storia dell'arte, che era l'idea non a caso enunciata da Giulio Carlo Argan, la cui ombra un po' si allunga sul progetto di questa enciclopedia. È la voce storica che aveva scritto Argan per Treccani, dedicata proprio alla storia dell'arte. Volutamente l'abbiamo recuperata. Un modo per dire noi veniamo da qui. E questa è la grande tradizione alla quale ci siamo richiamati. Ed ecco dunque un progetto curatoriale che è partito da alcuni capisaldi. Il primo il rapporto tra l'arte e le arti. Prima Valeria Della Valle lo sottolineava anche Mauro Ceruti, eh, non è, noi non, non, affrontiamo, non parliamo soltanto di arte e di artisti, ma mettiamo in connessione costante l'arte con il cinema, col graphic novel, con la moda. C'è uno spazio di grande rilievo riservato alla moda e non è casuale che noi siamo qui stasera. Il design, ma anche il diritto, anche la filosofia, sono anche l'economia, sono ambiti con i quali l'arte nel XX e nel XXI secolo ha un dialogo non episodico ma costante. Ed è un'enciclopedia un nella quale non ci sono esclusivamente voci riservate ad artisti, ma ci sono voci dedicate a storici dell'arte, critici d'arte, teorici, ma anche galleristi, anche mercanti che non sono comparse del mondo dell'arte, ma dal XX secolo in poi sono figure decisive nell'art world, nel sistema dell'arte. Ma poi c'è un altro aspetto che a noi è affascinato molto, che è quello di ragionare in un'ottica geopolitica allargata. Ecco, questo è di nuovo un segnale di politica culturale, credo, forte. Noi non ci siamo posti, abbiamo provato a, uh, se adesso vi mostrerò un po' il gruppo che ha lavorato a questo progetto. Uh, il, uh, abbiamo uno sguardo estremamente allargato dal punto di vista delle aree geografiche prese in considerazione. E dunque non soltanto l'Europa o l'Occidente, ma dei paesi del sud est asiatico all'Oceania alle Americhe, all'America, ai paesi latinoamericani, a Cina, a Giappone, ci sono voci e l'aspetto più straordinario è che abbiamo delle voci tematiche nelle quali si può offrire avere una lettura comparata. E lì è interessante vedere come la stessa parola a diverse latitudini si colori di significati e di senso completamente diversi. Ecco dunque che la parola dadaismo in Occidente, in Europa, significa una cosa, in nei paesi, in Africa, significa una cosa completamente diversa e in America un'altra cosa ancora. Allora, questo è un modo per avere uno sguardo che è il più, a parer nostro, fedele di quella che è la pluralità dell'arte del nostro tempo. Infine, è un'enciclopedia da consultare. Ricordo una delle raccomandazioni di Tullio Gregori era di rispettare rigorosamente l'ordine alfabetico. Questa non è una raccolta di saggi, in alcun modo non è una raccolta di saggi. Le voci sono sistemate rigorosamente in ordine alfabetico, ma hanno in sé sempre un doppio passo. C'è una prima parte di carattere informativo e poi c'è un'altra parte di carattere più strettamente critico. Vale a dire che scrivere oggi di Picasso, di Mondrian, di Boccioni, di Kandinsky, di Malievich, eh, il rischio sarebbe quello di ripetere cose che si trovano facilmente in rete. Allora abbiamo chiesto a tutti gli autori di eh, leggere questi, questi maestri in una prospettiva dal presente. E dunque una storia dell'arte condotta a partire dalla prospettiva della contemporaneità. Tutto questo fa sì che è nata questa vera e propria cosmogonia dentro la quale provo a introdurvi rapidamente. Ecco, l'opera con, prima eh, si, si diceva che io, quando si parla di un'enciclopedia, nessuno di noi, Valeria, ha un'esperienza... Lunga, ma basta, non torno sulla lunga esperienza di Valeria, perché altrimenti veramente il rischio è di monumentalizzarla. Mentre... <ride> Bisogna avere sempre paura dei monumenti, lo diceva Montanelli. E il... <ride> e una delle, delle cose che, alle quali, quando si costruisce un progetto enciclopedico, davvero eh, si costruisce un'opera che è specchio di una sorta di autorialità multipla ovvero è un'opera poliautoriale in cui certo è un po' eh, pensate a un colossal cinematografico e ai titoli di coda di un colossal cinematografico quelli non so, sono figure senza, fondamentali senza le quali il film non ci sarebbe e hanno tutti la stessa identica importanza ciascuno in sé è indispensabile ma tutti hanno un significato all'interno del colossal ecco dunque che il colossal di quest'opera di quest vedrete che ha molti autori il, che l'hanno accompagnata, quindi insieme con Valeria e con me ci sono delle figure di grandi rilievo, eh, scelte in maniera assolutamente non casuale, ovvero Jean-Loup Amsel, che è eh, uno dei maggiori studiosi di arte africana, eh, Boris Grois che è forse uno dei maggiori teorici d'arte contemporanea. Del, del nostro tempo e Barbara Rose che ci ha lasciato qualche anno, lo scorso anno che è un po' stato il decano degli storici dell'arte americana del secondo novecento. Questi sono i consulenti scientifici, tra l'altro ne vedo qui diversi, eh, li ringrazio, non li cito perché ho timore di non aver visto gli altri e quindi altrimenti verrei bacchettato da qualcuno, quindi evito di citarli, però vi sono... Profondamente grato per la collaborazione che avete dato a quest'opera. Questi sono proprio i compagni di strada di Treccani che sono stati vicini davvero in ogni passaggio di, di quest'opera. E questi sono un po' di numeri. E ecco, quei numeri eh, i numeri danno un po' il senso di questa impresa editoriale, eh, devo dire. È una navigazione in mare aperto molto complessa, eh, molto complessa perché poi spesso è difficile eh, condividere fino in fondo un, anche un progetto così ambizioso che semmai è chiaro ai registi e a chi l'ha progettato, cioè a Massimo Brai, ma a chi collabora e di, diventa complicato avere una visione d'insieme. Questi sono un po' di numeri, vedete, scusate, vi do le spalle ecco, un po' le spalle sono. I quattro volumi, questi vedete, sono molti autori. Vedete, una delle cose che ci piace molto è che tanti autori sono stranieri, sono tutte voci assolutamente originali, molte voci sono di carattere anche saggistico con prospettive inedite, quindi abbiamo chiamato filosofi, sociologi, scrittori a occuparsi d'arte. Tra gli autori che non è, stata, non è stato citato Emanuele Trevi, tra l'altro, che ha scritto una voce molto bella sull'autoritratto, quindi Melania Mazzucco, la voce sul ritratto, Trevi sull'autoritratto, Paolo Giordano sulla eh, pandemia ha scritto una voce, devo, devo dire, molto molto bella. Ma ce ne sono davvero tanti di autori importanti. Questa è un'edizione che eh, oggi possiamo vedere eh, per la prima volta e non è un caso che sia presentata in questa sede, è un'edizione un eh, limitata che abbiamo fatto con la Bernasconi Biseta di, di Como, con una ricerca tessile assolutamente originale e anche qui, devo dire la verità, l'idea è di nuovo di Massimo Brai, cioè in una conversazione di un sabato eh, mi ricordo, mi lanciò e disse ma perché non pensiamo qualcosa di inedito? E io provai ad azzardare qualche proposta e poi il risultato finale è questo. Eh, vedete queste sono le voci monografiche, ecco cosa intendiamo per voci monografiche, ci sono delle voci monografiche che vedete quelle tematiche, le voci liminari che esplorano i rapporti tra l'arte e altri linguaggi, i movimenti e poi ci sono le voci sulle città. Ecco, questo è molto interessante, cioè aver individuato le grandi capitali dell'arte del XX e del XXI secolo. Ovviamente tra le voci eh, le capitali dell'arte italiana sono eh, Roma, Milano, Napoli abbiamo individuato. Queste sono delle voci contenitore che sono delle, delle voci che ci consentono di. Eh, confluiscono all'interno di un'unica voce diverse esperienze e quindi sono dei percorsi quasi ipertestuali che si creano all'interno delle singole voci. Queste sono delle voci inter, che erano quelle di cui vi parlavo, dove appunto per esempio avete writers per ipotesi e vedete la declinazione dei writers tra Europa, Nord America e Africa. Realismo ed è interessantissimo vedere come la stessa parola si colori di sfumature completamente diverse. L'opera, eh, e sono molto felice che Mauro Ceruti lo abbia raccontato, eh, raccont affronta, documenta criticamente l'arte contemporanea, ma è insieme è un po' un'opera d'arte contemporanea. E, e dunque l'abbiamo costruita. Prima parlavamo di un Colossal, il Colossal si apre con un film in bianco e nero. Eccolo, il film in bianco e nero è un lavoro di un artista di confine che Shirin Neshat, sono tutti lavori inediti che ci hanno dato per questa occasione, non a caso abbiamo scelto un'artista iraniana trapiantata negli Stati Uniti che lavora molto attenta alle tematiche politiche, ma che lavora molto al confine tra linguaggi, il disegno, la fotografia, il cinema, la pittura L'enciclopedia, in maniera devo dire anche abbastanza inattesa, si apre proprio con questo film in bianco e nero. E poi ci sono delle opere inedite, con questo piccolo gioco che forse Calvino avrebbe amato. Abbiamo scelto quattro artisti, tutti con che hanno, il cui nome comincia sempre con la K, eh, diciamo una sorta di fattore K dell'arte contemporanea. E quindi. Ogni volume è idealmente dedicato a un continente, quindi abbiamo scelto Anselm Kiefer per l'Europa, Anish Kapoor per l'Asia, William Kentridge per l'Africa e Joseph Kossuth per le Americhe. Questo è un lavoro di Kiefer in cui Kossuth ha ritagliato un'enciclopedia del Settecento disegnando la mappa, una mappa, questo è un lavoro, devo dire, tra i lavori forse uno dei più belli eh, di, di Kentridge, e infine il, il lavoro di Anish Kapoor. Eh, ci sarebbero tante cose da, da raccontare, il davvero... Quando si chiude un'opera del genere si avverte un po' la nostalgia di, essere, di aver abbandonato un, uh, un progetto che è un po' un, pro, una, una, un grande architettura del sapere. Beh, in fondo diceva Umberto Eco che amava le, le enciclopedie, ogni enciclopedia è come un mappamondo. E ogni voce esattamente come una città e un piccolo paese all'interno di un mappamondo. Noi in fondo vi abbiamo consegnato, e spero che vi potrà piacere passeggiare, smarrirvi all'interno del nostro Atlante. Grazie. Grazie a Vincenzo Trione. Sì, è decisamente bellissimo perdersi in quest'opera. Magnifica, io però eh, voglio portare avanti le ragioni di chi aspetta un'edizione digitale perché ovviamente no, anche per non... Io ho fatto solo così, per, per, per gioco, così, per esercizio, ho voluto guardare Joseph Kosut a partire da Wikipedia, nell'enciclopedia online Treccani e poi nell'enciclopedia dell'arte contemporanea. Alla fine non sono molto più lunghe le, le voci dell'enciclopedia dell'arte contemporanea, ma sono... Eh, sono più ricche di dettagli, sono molto tra l'altro piane, leggibili e di Joseph Cosot ad esempio si dice che è un artista ma anche un teorico, quindi c'è anche qui una lettura ulteriore insomma, e quindi sicuramente uno strumento che può eh, andare bene sia per gli studiosi sia per gli appassionati sia gente del settore ma direi eh, tutte le persone interessate alla cultura, quindi eh, ci aspettiamo, ci auguriamo un'edizione più più popolare si può dire, eh? <ride> se, se ci possiamo lasciare con questo auspicio. E ringrazio allora il direttore generale Massimo Brai, e i direttori eh, dell'opera enciclopedia dell'arte contemporanea Treccani, Valeria Della Valle Vincenzo Trione, Mauro Ceruti eh, grazie per la sua presenza e il suo contributo, ricordo che tra un paio di giorni ci sarà eh, con eh, loro tre anche un altro filosofo, Maurizio Ferraris a Napoli al Teatro San Carlo quindi un altro appuntamento per i napoletani sicuramente da, da non perdere, tra l'altro lui è stato uno dei contributori quindi insomma eh, ed era già stato presente alla Biennale di Venezia un teorico della documentazione della documedialità, quindi è sempre molto interessante. Ci lasciamo eh, ringrazio tutti i presenti. Chi ci ha seguito nello streaming perché il tempo è finito. Abbiamo un cocktail e uscendo potete guardare la parete in cui c'è la definizione molto mh, raccontata di Emporio. Ovviamente siamo qui nel Silo Sarmani e vedrete che c'è la parola enciclopedia. E quindi eh, nel nome e nel piacere dell'enciclopedia ci salutiamo. Grazie a tutti.